Ma nell'88 guardai la partita a casa di un compagno di scuola, eravamo 5 o 6, per cui per vederla con loro rinunciai ad andare allo stadio, restituì il biglietto a mio padre. All'epoca scelsi così perché a quell'età non mi rendevo conto della portata dell'evento. E dopo la partita, quando vinsero, certo, rimpiazzi di non esserci andato. Ma quando guardi i giocatori come Steven Gerrard, Lampard o Giggs, che sono stati per tantissimi anni in una squadra, quando siamo in un ambiente instabile dove tutti i giocatori cambiano di continuo a caccia del contratto migliore, è una cosa che merita grandissimo rispetto da parte di tutti nel calcio. Sono sicuro che Gerrard sarà sempre un mito a Liverpool, ma il fatto di andare via è una sua decisione e la gente deve rispettarla. Credo che per i prossimi 4-5 mesi se ne parlerà tantissimo, ma non credo che condizionerà le sue prestazioni, anche perché difficilmente gioca male, per cui non vedo perché dovrebbe iniziare a farlo proprio adesso. Sì, ho giocato contro Liverpool qualche anno fa quando ero al Watford in semifinale di Coppa di Lega. Loro vinsero 1-0 sia l'andata che il ritorno e Gerrard segnò entrambi i gol. Fece letteralmente la differenza. Ricordo Gavin Mahon che lo inseguiva per il campo marcando la uomo a 10 minuti dalla fine, così da potergli chiedere la maglia al fischio finale.